Ciao, hola chica, belli, ciao belle, ciao. Allora, questo è un video aggiornamento velocissimo perché ho cominciato il lavoro. Lo sapevo chiaramente che andava così. Meno male il telefono fa schifo e quindi. Ok, allora vi faccio un piccolo video aggiornamento. Allora, io sono stanchissima, mi sono data una sistemata, una frescata giusto per fare il video perché ero messa una merda. E vi faccio vedere, prima vi do tutti gli aggiornamenti e poi vi faccio vedere due o tre cosine. Amore, io non capisco perché devi piangere così, che c'è? Allora, prima l'aggiornamento per me, cioè quello che mi succede. Allora, mi hanno rubato il cellulare come sapete, quindi sto usando l'S3 che avevo prima, che non regge la batteria per niente, quindi non lo posso usare per fare niente. Non uso Instagram in questo momento perché ho bloccato la scheda, l'ho rifatta nuova, però comunque con questo telefono qui non mi regge niente, quindi se lo devo portare fuori per magari portarlo come oggi a giro, se disgraziatamente uso Instagram o qualsiasi altro social, ciao. Quindi io il telefono adesso lo sto utilizzando solo ed esclusivamente per le chiamate e i messaggi. Non ho neanche WhatsApp perché lo dovrei collegare, non mi arriva il messaggio, insomma, lasciamo perdere. Il lavoro. Allora, ho trovato un lavoretto come cameriera e pulizia ai piani in un albergo. Allora, ora come ora a me mi va benissimo perché è un lavoro che mi serve. Allora, innanzitutto sono stata bravissima perché con YouTube sono riuscita a fare quello che volevo, nel senso, sono riuscita a mantenere un profilo brava, nel basso, nel senso, che cazzo vuol dire un profilo basso? Nel senso che passo su YouTube circa un'oretta al giorno, riesco a fare un video al giorno e quindi comunque veramente un qualche soldino ce lo faccio, niente di che, però più naturalmente non è che lo uso per farci i soldi YouTube, cioè perché vabbè. Quindi il lavoro è come pulizia ai piani, ma hanno già preso fino a settembre perché questa gente li cambiano parecchio spesso per il semplice fatto che invece di pagarti a ore ti pagano a stanze. Allora, te fai una camera, ci sono le fermate come tutti gli alberghi, fermate e partenze, cioè nel senso la camera in cui le persone. Amore, falla finita, tanto adesso non ti ci porto fuori. No, però c'è da mangiare, Ugo. No, no, no. Lui fa sempre così, lui passa le sue giornate a piangere così. Ugo! Non voglio sembrare cattiva, ma lui veramente passa tutto il giorno così. Quindi il lavoro non mi pagano ore, mi pagano a stanze. Se fa le fermate, io oggi di 6 ore fatte me ne hanno pagate 3. Però se mi batto piedi nel culo, ce la fai. Quindi niente, per adesso tanto mi hanno fatto il contratto fino a settembre. O lavoro la mattina dalle 8 e mezzo, quindi anche molto tranquillo. A Siena, quindi è perfetto. Perché ho i mezzi, posso fare tutto cioè l'orario che mi pare, insomma, nel senso. Buona, buona Nini come cosa. E questo è il lavoro, quindi sono, nonostante non sia il lavoro della mia vita, sono contenta perché Aline lavora, io lavoro, abbiamo comunque la giornata molto più occupata rispetto a prima, arriviamo in fondo alla serata, siamo tranquilli, stanchi, andiamo a letto comunque con il sorriso perché fino adesso io avevo un percorso da fare, però fare il mio percorso così, senza, cioè stando sempre a casa, non fare, sì, a fare, ok, pulisci casa, ma non va bene. Quindi tenere comunque la mente occupata va benissimo. E questa è la principale cosa del lavoro. Quindi purtroppo ho dei video da fare che voglio fare, per esempio oggi ho fatto l'aggiornamento proprio per dirvi ciao, farò. Perché naturalmente la sera quando torno a casa poi giro qualcosa. Però ecco, ora magari sarò un po' più stanca, però lo faccio perché è una cosa che voglio portare avanti. Poi la Leda è cascata. Eravamo in casa sia io che Aline, non ha urlato, non l'abbiamo sentita, non è caduta. Non si è fatta niente di poi così grave, però è caduta e ha battuto il braccio. Non è rotto, non è niente, anche perché è già 2 giorni, però oggi continuava a fargli male, quindi abbiamo deciso di portarla al pronto soccorso. Ragazzi, la Leda ha 92 anni e è tosta perché comunque io ero in casa, era tutto il giorno, ero in casa con nonna. Praticamente devi stargli, cioè,
dovresti stargli attaccato al culo veramente 24 su 24. Ed è una cosa che non è possibile, perché non puoi stargli sempre dietro. Però va bene così, nel senso, noi si dice anche piglia il bastone, lei, ma tanto lei è dura come i cazzi a sposalizio. Questa cavolo di matita che uso della Essence, che usavo prima, non mi piace più perché è troppo scura, ok? Io ero abituata ora a quella della donna, bella donna oggi, bella donna, che comunque è un rosso più bello, ecco, il marrone troppo scuro ora non mi piace più sulle ciglia e quindi devo andare a riprendere. Comunque la Leda sta bene, nel senso, però ecco, sono stati 2 giorni abbastanza intensi. La mia mamma è stata a vedere Nomadi, sì, che oggi con Aline siamo andati a fare una girata a Firenze, si è conosciuta anche una ragazza che mi ha salutato, si è fatto un giro, si è preso il tram e siamo andati giusto per vedere. Dino sta sempre a casa. E queste erano le cose principali. Fine settimana, comunque, oramai qualche giorno e mi compro il telefono, me lo voglio prendere io. Insomma, mi riprendo il G5 o vediamo se appunto la mia mamma lo vuole cambiare e quello lo dà a me. Vediamo un attimo. Ok, queste erano le cose principali. Mi è arrivata finalmente la robina di Francesca, che avevo preso. Non so se vi ricordavate, ve l'ho detto. La cosa principale che mi ha spaventato è che io continuo a non aver sentito Francesca. Ora io gli ho mandato un vocale con il telefono della mia mamma. Vediamo un attimino quello che si riesce a fare, perché ero preoccupata, cioè, non per la roba, perché cioè, sono 30 euro e cazzo me ne frega, però ero preoccupata per lei. Allora, vi faccio vedere cosa mi sono fatta mandare. Lei le vendeva, non le usava. E poi l'ho preso io. Allora, sulle labbra c'ho una limited edition della ColourPop, che è fantastica. Ed è la ColourPop Hello Kitty. Ed è questo violone che ho sulle labbra. Molto bello, scusate, ma non vedrete niente. Poi mi ha mandato un Huda Beauty. Anzi, insieme a questo della stessa collezione abbiamo l'ombretto, sempre di ColourPop, che questo me l'ha regalato lei però. Che è questo, che è catnap, aspettate, allora eccomi qua. L'ombretto è questo, molto bello, così ve lo faccio vedere, ed è questo rosato così, molto bello, che comunque si può utilizzare anche come illuminante, specialmente credo perché è un colore rosato, vedete? Bello, eh? Non è brutto, però ecco, io tendo a non utilizzarli molto ultimamente. Casomai le metti sugli occhi. Poi mi ha mandato un altro ColourPop, sempre in regalo, Sequin, che è un ramatone. Classico ramatone, però bello. Eccolo qua. Poi abbiamo un Huda Beauty, che è Vixen. Io è il mio primissimo Huda Beauty vero, perché l'altro è un fake. E si vede benissimo il mio fake è questo. Questo è opaco, quello vero invece no. Comunque è molto bello, pure questo è porca. Eccolo qua. Cioè, guardate che cazzo di colore è. Io sto impazzendo per gli stessi. Ah, ve li swatcho tutti vicini così vedete la differenza. Questo è quello che ho sulle labbra. Eccolo qua. Poi abbiamo invece cioè lei le doveva vendere a qualcun altro. Preferisco tu le venda a me perché come vedete non sto comprando niente. Però, questo ho detto, era tanta roba, comunque anche se pochissimo usata. Allora, mi si sono già chiusi gli orecchini. Questo sì. Questo forse no, ma questo mi si è già chiuso. Quindi buona Ugo, casomai poi le ribucherò perché al lavoro le tolgo. Come sapete l'ho fatti io e si vede che sono fatti male. Poi abbiamo la meraviglia delle meraviglie. Questo qui è Dream On della Mulac. È il colore più fantastico esista, la parte che io adoro, il set della Mulac. Cioè, non c'è storia, bimbe, non c'è storia. A me sti mattoni così mi fanno impazzire. Anzi, fatemi sapere se
Conoscete qualche colore così? Perché a me fanno morire. E poi abbiamo il ColourPop correttore, è fantastico. Io non capisco lei perché non lo utilizza, non lo utilizzasse. È fantastico, ha una coprenza pazzesca, bimbe, da pazzi. Molto chiaro, quindi lo uso come illuminante. Vi faccio vedere, io me lo do col pennellone, quello lì. Questo è perfetto per il correttore. E vi faccio vedere che lavorino viene fuori. Guardate la coprenza. È micidiale, veramente, veramente, guarda, guardate, è bello, mi piace. Infatti sono rimasta stracontentissima di questo pacchettino, sono contenta. Spero solo che stia bene e che non ci siano problemi, perché io la prima cosa che ho pensato è al suo bimbo, al canino. E questo è il correttore. Quindi fantastici, veramente. Poi, l'unica cosa che vi posso dire è che sto dando come contouring, che è leggermente un po' più freddo rispetto al solito, lo 04 della Kiko. Ok? Lo uso perché l'altro è molto più freddo, però ce n'è uno, è freddo della Kiko, che però momentaneamente non trovo. Io questo qui lo uso sia come correttore, sì, ciao la mia nonna, come contouring che quando voglio fare una leggera sfumatura esterna. Nonostante mi alzo alle 8:30, ho il viso abbastanza abbronzato, quindi io tendo a non truccarmi proprio la mattina ora. Mi posso fare leggermente le ciglia, ma neanche quelle. Io bimbe mi sveglio, mi lavo il viso e sorto. Perché comunque è caldo, perché quando sono lì al lavoro, che di essere truccata non me ne frega un cavolo, cosa che prima invece mi fregava. Adesso vediamo un attimo se andando avanti, io di solito mi porto dietro, cioè ho i miei trucchi dietro, magari mi do una sistemata, no? Perché mi scoccia le palle, alzarmi come facevo prima, 10 minuti prima solo per truccarmi, cioè, per fare cose le pulizie, sai, prima lavoravo come hoste, eri comunque a contatto con la gente, lì ti sei a fare pulizie. Se ti va bene trovi qualche mancia. Quindi, allora, questa era la robettina che mi ha mandato Franci. Franci, io ti mando un bacio gigante, fammi sapere come stai perché qui siamo, sono preoccupata. Bimbe. La minona, nonostante tutto, sta bene, quindi sono contenta. Vi devo fare il video di risposta alle domande sul rapporto con i genitori. Avete fatto delle bellissime domande, molto intelligenti. Quindi, se avete comunque qualche spunto da darmi su qualche bel video interessante, fatevi avanti perché, ultimamente avrò poco tempo, forse. Allora, c'ho alcune cose. Allora, mi ero scritta una cosa perché avevo notato che tanta gente impazzisce se ti vede scrivere nei commenti le abbreviazioni, no? Ah, scrivi per bene, ah, quella, puh. E volevo fare un video simpatico su questa cosa, però vabbè. Niente, frugolette, io adesso vado a preparare da mangiare insieme a Pippo. Vi mando un bacio enorme, gigante, siete il mio sostegno più grande. Fate brave, spippeggiate poco e love you.